Siamo sentiti dire, ah, che belli che erano quei tempi passati, come si stava meglio e soprattutto ci si accontentava delle cose semplici. Tutto questo è vero, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto la vita fosse pesante e quanta fatica tutto questo comportava. Certo, tutto questo ha anche un fascino, ma come diceva il sindacalista e scrittore giamaicano Marcus Garvey, un popolo che non ha la conoscenza della propria origine, della propria cultura, è come un albero senza radici. Ecco perché Antonio Sozzi ha voluto catalogare, possiamo dire così, una serie di antichi mestieri, e lo ha fatto sia per una questione così di ricordo, ma anche per farci riflettere un po' su quella che era la vita e su quella che è oggi la vita che noi viviamo. Però con lui ne parleremo oggi qui dalla parte del libro, però tutto questo, come sempre, dopo la sigla. Amici Globus, benvenuti e bentornati ancora a casa nostra dalla parte del libro, la vostra fedele vetrina di novità culturali e tante tante passioni letterarie. Allora, oggi sì, torniamo un po' al passato, torniamo un po' alle nostre origini, come diceva appunto lo scrittore giamaicano, in fondo se non conosciamo questo noi non siamo come un albero senza radici. E tutto questo lo possiamo fare grazie al nostro ospite di oggi, che è Antonio Sozzi, che ha scritto Antichi mestieri in self-publishing, ma c'è anche una motivazione. Prima di tutto, grazie mille di essere venuto. Grazie a voi e dell'ospitalità. Ok, allora, Antonio, perché antichi mestieri? Cioè, nel senso, lei è uno statistico di origine, lei ha sempre avuto a che fare con la finanza. Ecco, adesso si ritrova appunto a ripercorrere un po' e a catalogare in un certo senso tutti questi antichi mestieri. Perché? Allora, lo scopo da quando ho iniziato a scrivere, non tanti anni fa, io ho cercato di rivalutare un pochettino la Sicilia, la nostra Sicilia, la nostra amata terra, descrivendola nei suoi vari aspetti. Fra cui mi è capitato, così, anche perché alcuni di questi mestieri, quando ero piccolo, li ho vissuti in quel piccolo paesino che si chiama Santa Domenica Vittoria, dove c'erano i miei nonni, i miei zii e tutti quanti, e molti di questi mestieri e c'erano, ma oggi poi sono letteralmente scomparsi, non esistono più. Alcuni si sono riciclati con la modernità e eccetera. Perché questo qua? Perché in quel periodo là, che poi non parliamo di secoli fa, alcuni li ricordo anch'io, ecco. E parliamo di 50-60 anni fa, e non si buttava niente, oggi c'è, ecco. Infatti, e allora l'abilità di questi personaggi qua era nell'aggiustare, nel riciclare tutto quello che ridare vita un po', perfetto, ridare vita agli strumenti, ai materiali. Sì, ma materiale anche della cucina, per esempio c'era quello che affilava i coltelli, oggi noi li prendiamo appena le forchette, certo. No? Le buttiamo. C'era il lenza com che quando si rompeva un piatto, che aveva per le povere famiglie aveva un certo valore, no? Ecco, veniva lui in persona, si metteva
per terra nel cortile, la massaia gli portava il piatto e lui univa i lembi con una tecnica particolare, eccetera, cucendo. Certo. E poi metteva un po' di stucco. E mandava, perfetto, un po' di stucco, eccetera, e il piatto ritornava come nuovo, no? In fondo questa è anche una... in Cina le cose rotte acquistano maggior valore perché appunto è la vita vissuta e quindi c'è un ricordo legato a quel... Ma quante cose noi abbiamo in cantina e cose varie, certo, che sono il kafisu, la bilancia, tutte queste cose qua, quelle antiche. Ecco, l'ombrellaro per esempio, è un altro, oggi l'ombrello... Certo, lo prendiamo e lo buttiamo. Vabbè, perché oggi comunque sono fatti di un materiale tale che forse, perfetto, sarebbe anche più costoso invece che, certo, acquistarlo, certo, andarlo. Allora aveva un valore l'ombrello. Assolutamente. Ma io quello che mi è piaciuto di questo libro sono soprattutto le fotografie. A parte, allora, il libro mi piace perché comunque ogni mestiere, anche quelli che attualmente ancora esistono, perché Uscarparo oppure, certo, il ciabattino, un spazzino ancora esistono, quindi, però sono naturalmente, ecco, vissuti in maniera molto meno romantica forse. No, ma mi piace perché c'è una ricostruzione storica anche di tante fotografie. Ma quanto tempo c'è stato per recuperare tutte queste foto? Ci ho impiegato insomma un anno e mezzo circa che ho impiegato per ricucire questi mestieri, sono circa un'ottantina. Sì, no? Già, non li ho contati, sì, ma comunque sono tanti. Ottantina di mestieri, alcuni completamente, come dicevo, scomparsi, e altri lustrascarpe, no? Per esempio, certo, il buttaru, no? Quello che faceva le botte, allora era una vera e propria arte il buttaru. Allora, io le confesso che quando ho letto il libro e appunto leggevo proprio Uttaru, il papà di un mio compagno di classe, carissimo amico, ed era anche carissimo amico di mio padre, praticamente era una persona corpulenta, eppure riusciva a entrare, perché poi si entrava dentro, sì, le, no, botti per poter, per cui, ed era affascinante vederlo lavorare, proprio entrare in questi buchi per poi entrare dentro la botte e lavorarci per uscire, era veramente bellissimo. Questo è stato uno di quelli ora che non ormai si fa più, perché sono le botti sono di plastica, ci sono anche quelle, no, ci sono anche quelle riciclate, però naturalmente non c'è più quel tipo di lavorazione che si faceva, perché era importante, certo, perché non doveva uscire assolutamente, però quindi... poi oltretutto anche i cerchi che erano fatti da Fabbri, perfetto. Ecco, io vedevo che leggendo questo libro mi ha colpito il fatto che molti dei mestieri che noi pensavamo così, io che so, il vendemmiatore, era poi legato comunque al pistiatore, pistaturi. Che era colui che pestava proprio e veniva pagato di più, infatti. Ecco, questa cosa, c'era anche lì, diciamo, un distretto artigianale, cioè ognuno era specializzato nel suo e poi passava il lavoro ad altri. Quindi una forma di organizzazione c'era. Allora, io ne ho parlato nell'altro libro, La vendemmia, no? La vendemmia era un lavoro, ma nello stesso tempo era una festa per tutti quanti, perché si partivano il paese e anche nel circondario, partivano tutti quanti, padri, madri, figli, certo, nonni, tutti quanti partivano perché si dovevano... Stiamo vedendo in sovraimpressione le fotografie, ecco, che poi si poteva o pestare con i piedi nudi oppure con degli stivali che avevano sotto delle... Poi alla fine, diciamo, man mano fecero con gli stivali di gomma, no? E là c'era tutto un procedimento. Noi tanti anni fa avevamo proprio un vigneto con tutta la lavorazione, cioè la finestrella dove portavano le ceste, okay, i cufini, okay, li portavano e buttavano là. Poi c'erano i vendemmiatori, i pistaturi che pestavano, pestavano l'uva, che poi scendeva, perché, e poi c'era
un particolare strumento che si chiamava uscello. Questo, con questo strumento qua poi si chiama Ushecco. Ushecco come l'asino. Come l'asino, l'asino. Perché? Perché si, era una, una cosa molto grossa, no? E, si mettevano due al, ai, al, diciamo, al limite, no? E cercando di con i loro movimenti di stringere ancora di più. Poi c'era la, una ruota che quindi veniva girata e là proprio per cogliere tutto quello che ci poteva essere, il succo dell'uva, di non sprecare, non sprecare niente, scendeva attraverso una canaletta dove c'era un'altra cufina che filtrava, poi si lasciava a decantare il mosto, no? E poi dopo un giorno o due giorni, allora non esistevano neanche le botte, sempre con gli scecchi, perché allora erano certo, molto, con queste otri, no? Si portavano poi nelle botti e si lasciavano lì, il tempo per poter fermentare. Quindi e quindi c'era tutto un lavoro dove veniva coinvolto un sacco di gente, ma torno a ripetere, non era un lavoro, mentre certo, ora io, passando per le vendemmie, per la, quando si fa la vendemmia, vedo che c'è silenzio, cosa va, perché si usano i macchinari, certo, eccetera. Certo. Una volta c'era invece, ma allora si cantava, c'erano i canti, no? Con il massaro, io ero piccolino, con il massaro durante, perché si mangiava poco, certo, si mangiava pane e certo, pomodori, pane e formaggio, questo era un bel bicchiere di vino, e si facevano e scunzavano, poi si facevano i battibecchi in rima, i battibecchi, e le donne facevano tutte le schizzinose eccetera e rispondevano in maniera tagliente, quindi era un'atmosfera, un rituale come quello della raccolta del frumento. Là ci sono le più belle canzoni che possono essere, malinconiche, no? Quindi la canzone popolare accompagnava molto questo tipo di... I carrettieri. Ma infatti, ecco, io ho visto poi una cosa, che ci sono tutta una serie di cose che onestamente io neanche conoscevo, no? Però per esempio c'era la differenza tra usiggiaru e l'impagliatura di sedie, cioè praticamente erano proprio veramente una specializzazione, perché io pensavo usiggiaru è quello che fa direttamente con la zammarra, che poi sarebbe l'agave, no? Sì. Ok. E quindi no, anche questo l'ho imparato qui, ecco, per esempio. ecco, tutto questo, ecco, qua se, cioè, questo è usiggiaru, no? Che oggi effettivamente anche lì si è perso, no? Non c'è più. Però ci sono dei mestieri proprio che veramente non ora andarli a vedere. Il curraduri era praticamente quello che faceva le ruote dei carretti. Sì, perché per esempio i carretti avevano tanti poi mestieri, diciamo, collegati. Il curraduri faceva soltanto i mozzi delle ruote dei carretti. Ma poi il carretto, il famoso carretto siciliano, no? C'era il pittore, l'artigiano, poi il maniscalco, il ferraro, e c'erano tutte, quindi 5, 6, 7 collegati insieme che portavano, e il carretto siciliano poi è diventato certo, famoso. Anche perché appunto c'era la forgia, poi l'abbellimento. L'abbellimento. Ma invece per esempio ci sono stati alcuni di questi mestieri che a me hanno ricordato, per esempio, uscritturali, mi ha ricordato molto Totò, in Signori si nasce, no? Quando sì, praticamente suo cognato era proprio lo scritturale. Ecco,
E io mi ricordo che agli uffici postali, per esempio, c'era sempre questo vecchietto messo lì e c'erano le vecchine che andavano lì e chiedevano e lui scriveva. E stiamo parlando di tutti analfabeti, la maggioranza. Sì, sì, assolutamente sì. Ecco, questo per esempio è molto bella questa fotografia, non, questa ragazzina che sicuramente sta scrivendo per qualche innamorato. No, perfetto. Esatto. Ecco, non sta scrivendo, no, ma sta chiedendo perché sì, molti si rivolgevano per scrivere. Perché gli scrivesse le lettere, che so, le madri ai figli, al figlio che sono in guerra, okay. In guerra, eccetera. E poi quando ritornavano loro portavano sempre lo scrittore per farsela leggere, certo. Cui non, cioè c'era andata e ritorno. E lui è la cosa bella che lei scrive, che dice non si prendeva soldi, cioè non aveva un tariffario, chi duca me vuole dare. Perfetto, cioè, quindi questa è una cosa bella. Oppure c'era il cantante. Storia. Io per esempio vengo anch'io da un paesino, cioè da una cittadina che si chiama Adrano, e lì mi ricordo che in piazza arriva il cantastoria. Certo, ai miei tempi già era sulla macchina, alzava questo telone, sì. E cominciava a declamare. E lei dice che giustamente che quello era forse il primo modo per poter informare le persone per tutto quello che succedeva. Non si leggeva, per cui non c'era televisione, non c'era niente. I cantastorie raccontavano e informavano di quello che succedeva. La contessa di Carini, o il bandito Giuliano. Il bandito Giuliano, cioè, erano questi riquadri, poi man mano sono diventati sempre, diciamo, più evoluti. I cantastorie. No, però questi teloni dove appunto c'era tutto disegnato oggi valgono una fortuna. Con la bacchetta, esatto, cantava. E no, ma la cosa bella è appunto che oggi valgono una fortuna perché erano tutti dipinti a mano, erano tutti scritti, certo, cioè, certo, quindi certo. Ma poi c'era veramente, ci sono tantissimi, ecco, poi c'erano delle nel nostro gergo siciliano spesso noi troviamo, che so, quando tu vuoi offendere qualcuno dici sei un fumeraro, oppure quando una donna non è molto, diciamo, molto nel suo modo di essere molto elegante, è una lavannara. Ecco, questi sono questa è la lavannara, per esempio. Sì. La lavannara chi erano? Erano queste donne. Diverse diciamo figure. L'acqua corrente nei paesi naturalmente non esisteva. Dove ho vissuto io la luce sì, ma l'acqua corrente non è mai, cioè, certo. È venuta dopo non so quanto tempo. Noi infatti le piccolini con l'acqua ghiacciata, perché certo. Parliamo di 1100 metri, no? E allora le lavandaie, dove se c'era il fiume andavano al fiume, c'era tutto un seguito con queste ceste e le portavano al fiume, li lavavano, li stendevano nelle pietre piatte, poi li asciugavano, li coprivano nelle ceste e poi li portavano nelle case. Infatti, diciamo, loro ecco, facevano anche questo non soltanto per loro stessi, ma anche per certo. I signori, sì, che erano le sbacchiatorie di una volta. Sì, ecco. Bravo, con le lavanderie esatto. di una volta. E poi c'erano le famose fontane, no? Dove che sono delle opere artistiche. Una, qua a Catania, vicino allo stadio, che finalmente, perché era stata abbandonata, ora l'hanno ripristinata, l'hanno ripulita. Ma in molti Leonforte paesi. Leonforte c'è quella dei sette. Non c'era. È il modo anche per socializzare, perché poi alla fine. Certo, e poi le lavandare, ecco da dove deriva esatto. il termine lavandare, perché poi come stavano un'ora, due ore, tre ore, si raccontavano i pettegolezzi, le ingiurie. E poi c'era un fumeraro. Un fumeraro, anche questo era una, secondo me, una grossissima, cioè, ecco qua lo vediamo, era un, diciamo, un mestiere abbastanza umile sicuramente. Il più umile degli umili. Esatto, però era molto importante. Assolutamente, perché
Come si vede dalla foto, lui addirittura ha pure il berretto del comune. Lui girava per il paese con l'asino e raccoglieva lo sterco. Ecco, lo sterco degli animali. O anche degli umani a volte, perché anche prende quello degli umani, nel senso che quello che c'era, quello che c'era, lo raccoglieva e ripuliva l'estate, ma non si buttava perché serviva poi per i campi, no? Non solo, ma andava pure nelle stalle dove raccoglieva la paglia, eccetera, e raccoglieva lo sterco degli animali per fare lo stesso cosa, perché era importantissimo, perché allora non c'erano prodotti chimici, no, assolutamente, eccetera. Ecco, no, ma infatti, ecco, questo è vero, quello che dice lei, lo ha ricordato all'inizio, cioè non si buttava nulla, assolutamente nulla, era tutto ripreso. Poi all'interno è bellissimo, perché ognuno di questi potrebbe raccontare, no? Il campiere. Il campiere è... Là c'è tutta una storia. Sì, anche perché ci sono appunto molte storie anche non belle. Tutte non belle. Perché poi sono diventati i famosi caporali. Il campiere, ecco, aveva questo atteggiamento quasi da mafioso. E spesso successe che i baroni, no? Perché cioè i famosi latifondi, certo, no? I baroni pensavano principalmente a Palermo, anche se molte terre erano qua, dalle parti nostre, no? Però preferivano vivere nei loro bei palazzi, certo, eccetera. E allora queste terre, siccome non volevano investire, perché dovevano investire soltanto nella bella vita e cose varie, li affidavano ai campieri e ai massari. Certo. Le loro terre, dietro compenso loro pagavano o in natura. Infatti, a volte dicevano: prendetevi una parte, una parte, cioè. Quelli che soffrivano veramente gli abusi, ma abusi, erano i poveri contadini, certo, che dovevano lavorare subendo, quindi non tanto dei baroni, perché quello fu nel 1700, ma quanto di questi campieri, eccetera. E poi durante la guerra poi successe quello che successe. Ma infatti, con il discorso, perché molti mafiosi diventarono sindaci e cose varie. Vabbè, quello è un altro discorso. Sappiamo, ce ne sono tanti film che raccontano questa cosa, lo sbarco in Sicilia. No, ma una cosa bella, ecco, io per esempio quando mi raccontavano tutte le piangenti, prefiche forse. Ed era veramente un lavoro, ed erano veramente, secondo me, delle attrici bellissime. Io ho avuto anche la possibilità, stiamo parlando di tanti anni fa, ho avuto la possibilità di entrare in casa di una signora e vedere queste donne, perché cioè, che piangevano, si strappavano proprio, veramente in maniera... E mi hanno detto, dice, no, non ti preoccupare, perché io mi sono impressionato, è un bambino proprio, dice, no, non ti preoccupare, è tutto teatro, tutta scena. Però era bellissima questa cosa delle prefiche. Perché venivano commissionate, no? venivano pagate, ma pure è bello, quando moriva una persona, specialmente se diciamo di alto rango, c'era il catafalco e poi tutto intorno c'erano sedute nelle sedie, eccetera, c'erano i parenti, gli amici, eccetera, poi arrivavano loro, e quindi
insieme a loro i parenti animavano la scena, diventava tutta una scena. No, ma è vero. Però subito dopo poi c'era il pranzo o la colazione. Che nella zona da dove vengo io si chiama Ucunsulu, cioè praticamente la consolazione, siccome appunto, sì, come sta dicendo lei, non potevano uscire e così via, quindi certo, arrivavano. Perché per tre giorni, esatto, dovevano stare in lutto e così via. Certo. E quindi portavano tutte queste pietanze e poi tutti si sedeva. Ecco, sì, ecco, lei lo ha scritto, io lo ricordo, però quindi... No, però veramente ce ne sono tante, veramente ne potremmo vedere un... La pilucchiera. Che se... La famosa parrucchiera di Osh. Esatto. Le donne in genere portavano i capelli lunghi anche fino a qua. Pettinarsi diventava molto anche difficile, anche perché si doveva fare poi il tuffo. Il tuffo. No? Io avevo la nonna che lo faceva il tuffo. Le mie nonne avevano il tuffo, no? Era quello, era. Esatto. No, come si faceva? Le parrucchiere non c'erano, loro da sole non riuscivano a fare. Allora, in genere non era a pagamento, no, si davano il turno a vicenda, lo faceva. A vicenda, si aiutavano a vicenda nel cortile, eccetera, e quindi pettinavano, spidocchiavano tutto quello. Che... No, allora, noi stiamo arrivando, però ne parlerei, no, perché poi per esempio è molto bella anche tutta la storia dei barbieri, per esempio, e questa la diciamo così molto velocemente, la storia del barbiere che erano molto vicini ai chirurghi, le corporazioni, certo. E anche il simbolo del barbiere, che questo non lo sapevo, esatto, che è messo davanti ogni volta, che ancora oggi ogni tanto sì, lo che si vede. Che rappresenta le bianco le bende, il rosso il sangue, perché loro erano esperti. L'azzurro, se non mi ricordo male, le vene, e poi c'era il coppolino dove loro praticamente mettevano il braccio per poter fare le cose. No. Allora, questo, ripeto, è un libro molto, molto bello secondo me, ma lei non l'ha fatto, tra virgolette, per la vendita. La sua idea invece qual era? La mia idea è questa, che tuttora, che cerco, ma con molta fatica, no? La memoria. Noi ci dimentichiamo, una volta Omero le raccontava oralmente, certo, poi ci furono gli scritti, eccetera, eccetera, ora non si legge più, o quasi, e principalmente i ragazzi non sanno. Non sanno le proprie origini dei loro nonni, non dico andiamo ai tempi dei greci o cose varie, ma non sanno neanche quello che facevano i loro nonni. E quindi lei che cosa sta facendo? E allora io sto cercando di portare maniera, infatti non c'è prezzo, è il primo è libro tutto, sì, il primo libro in cui non trovo, sì, un prezzo, che bello. Ecco perché in self publishing, perché non è per la vendita, per la vendita, io lo sto consegnando alle scuole per leggerlo insieme con le maestre e gli alunni delle quarte e quinte elementari, neanche delle medie o cose, certo, varie, perché sono quelle più recettivi, per fare conoscere la memoria dei loro, perché neanche i nonni non sanno neanche quello che facevano, certo, i loro nonni, certo, certo. Ecco, quindi con questa conoscenza, discussione eccetera, poi dico, se voi volete perché l'altro è che parli l'autore, certo, no? Se voi volete, io, se no lo tenete là nella vostra biblioteca. Sì, no, ma allora io credo che sia veramente, ora non perché lei è qui, ma io credo che sia veramente un bel progetto, perché almeno per me che ho vissuto, non dico tutti questi mestieri, ma ne ho visti tanti di questi, che oggi assolutamente non si vedono più, è stato veramente un bel ritorno al passato, un Shusha, bel... Sì, Shusha. Il Shusha. Ecco.
E quindi io credo che veramente siano utili questi progetti, perché comunque danno la possibilità a tutti di poter avere almeno memoria di quello che c'era. Sì, infatti l'ho scritto in maniera semplice. No, è semplice, perché lo volevo... è semplice ma molto diretto, cioè nel senso è molto immediatamente metabolizza. Questa è la cosa importante. Perché il mio scopo era quello, senza usare paroloni e cose varie, ma per principalmente per i bambini. Esatto, è un buon messaggio. Comunque io la devo salutare perché è passato il nostro tempo, la ringrazio tantissimo. Grazie. E spero veramente la prossima volta viene invece a raccontarci, parliamo degli altri libri, quelli di storia, quelli un po' più quelli un po' più romanzeschi. Okay. E quindi l'aspettiamo. Mi farebbe piacere, perché io scrivo, non sono un professionista dicevo. E mi piace scrivere, e principalmente della Sicilia. Sto leggendo qualche cosa sugli antichi castelli, che uscirà fuori fra non so quanti anni. E allora appuntamento per questo, va benissimo. Ok, grazie ancora. Grazie a voi tutti. E invece, allora, noi oggi abbiamo parlato con Antonio Sozzi di Antichi Mestieri, un progetto in self-publishing che è molto interessante, e soprattutto se c'è qualche maestro, qualche direttore didattico che volesse, magari per i propri alunni, potrebbe nascerne un bel progetto sicuramente. Io posso soltanto dirvi grazie, posso dire grazie ad Antonio Sozzi, e soprattutto grazie a voi che ci seguite sempre con tanta fedeltà. Ecco, come dice Antonio Sozzi, leggiamo tutti, che è la cosa più importante. Per il momento vi dico grazie, ci vediamo noi la prossima volta sempre con autori altrettanto interessanti come quello di oggi, e adesso posso dirvi soltanto ciao e buona vita. Grazie. Thank you.